Siamo a Sorbo San Basile, il paese più caratteristico e interno della Presila Catanzarese. Ma basterebbe chiudere gli occhi per dimenticare le nostre coordinate ufficiali e ritrovarci in una dimensione lontana, perduta, piena di suggestioni e di magia. Dentro un dedalo di stradine, Sorbo diventa un tantan di visitatori che si confondono tra i tantissimi figuranti, che rendono vivente quell'angolo di mondo che allestiamo ogni anno per ricordare la nascita di Gesù e il vero senso del Natale. Tutto è perfettamente incastonato. Sembra una vocazione naturale quella di Sorbo, di stupire il passante, perché ciò che appare come una miniatura in realtà è visibile in 3D. Così come sono veri gli antichi rumori oggi scomparsi, gli odori del fieno e del bestiame, i soffitti con l'intelaiatura a vista, l'illuminazione a olio e a candela, i braceri accesi e i bambini, vera attrazione di un piccolo grande cameo della Presila che merita di essere visitato e apprezzato. Tanti dettagli, i particolari che si muovono e danno vita a improvvisazioni naturali e spontanee. Tra i personaggi antichi e silenziosi del presepe, dove anche Gesù bambino ha il volto grazioso di un bimbo del mondo. I rumori insoliti, come il tintinnio delle campane delle caprette, quello della pialla, odore di fuoco e legna. Il vero spirito di Natale abita qui, nella semplicità delle case, tra il fumo e i volti stupiti dei piccoli. Volti di gente abituata al lavoro e alla vita della campagna. Abitazioni povere, con mazzi di origano e collane di peperoncino che pendono dal soffitto, insieme a vecchie padelle. Atmosfere di altri tempi, quando tutto era in vista e la semplicità era l'unica bellezza che si poteva mostrare. Bambini vestiti di pelle che apprendono gli antichi mestieri, mentre l'armonica dell'artista allieta la fatica della casa e della vita rurale. A tratti i confini si perdono tra realtà e setting scenografico, non ci sono quasi frontiere e persino il bar del paese diventa un'accogliente locanda. Tutto è suggestivo e ogni ambiente richiama l'attenzione del visitatore, che si lascia trasportare dai profumi e dai sapori perduti nella magica terra del ricordo, dove i nonni raccontavano storie e la vita era collettiva, come un romanzo corale. Tra le meravigliose sorprese di questo borgo, il ponte, realizzato con i tronchi silani, con le donne che lavano i panni con il sapone di casa. Bastavano 20 litri di acqua, 6 kg di strutto e 1 kg di potassio per autoprodursi il sapone. Poco lontano, mani esperte lavorano la pasta di casa. Solo acqua e farina e l'arte dell'oscillare per portare a tavola la teddy. Per chi è stanco e vuole riscaldarsi al tepore della brace, può affidarsi all'ospitalità dell'oste e al suo menù di carne di capra, patate, caldarroste e vino, insieme a scene d'ordinaria osteria. L'idea nasce innanzitutto dalla particolarità che offre l'ambiente sorbese,
perché è indicato per questo tipo di iniziative. È un'iniziativa che costa tempo, noi l'abbiamo fatto con la disponibilità di tutta la comunità, non abbiamo avuto contributi, c'è il contributo di tutta la cittadinanza sia a livello di materiale sia a livello di materiale umano, quindi c'è stata la disponibilità di tutti. Sono particolarmente contento perché è riuscitissimo, non ci aspettavamo nemmeno noi tanta partecipazione, quindi ringrazio davvero di cuore tutta la comunità e tutti i visitatori. Non abbiamo voluto dare un prezzo di entrata, ma un'offerta per i ragazzi in modo che domani possano trascorrere una giornata. Ci siamo autofinanziati come comunità e credo che sia riuscito come presepe. Come nasce l'iniziativa di un presepe vivente in un paese come questo? Nasce dall'idea di tanti giovani che hanno avuto la volontà di fare qualcosa per il paese, per valorizzare un pochino le caratteristiche che abbiamo, vichi stretti, discoscesi, ma che possono essere valorizzati in questo ambito, diciamo. Ci sono stati altri presepi viventi nella storia di Sorbo? Sì, in questo abbiamo preso spunto, è stato fatto uno nel 96 e uno nel 97. Da quell'esperienza abbiamo un po' imparato e oggi penso di averlo migliorato. Sono felice per me, per Enzo, per tutti gli organizzatori e soprattutto per i giovani che si sono impegnati tantissimo alla fine della buona riuscita del presepe. Da quello che si vede sembra una vera esperienza comunitaria, in quanto si vedono bambini, anziani, giovani, quindi è un'occasione di integrazione sociale. Brava, è una bellissima domanda, in quanto il paese è veramente diventato una famiglia, quindi hanno partecipato dagli anziani ai bambini. Tutti sono stati tutti presenti e anche disponibili. Infatti vorrei ringraziare tutte le persone che sono state disponibili a dare ognuno il suo magazzino, oppure non si sono curati il fatto che abbiamo chiuso la strada, che abbiamo sporcato un pochino. Tutti disponibili, quindi c'è stata veramente un'unione, si è rafforzata un'unione che c'era già. Io la cosa che voglio dire è che se vogliamo possiamo, perché se crediamo in quello che facciamo ci riusciamo. Siamo riusciti a farlo in poco tempo, in 2 mesi circa. E la cosa che questa per me è l'ennesima prova che oltre che insieme possiamo, se vogliamo possiamo e tutti insieme, al di là delle correnti politiche, siamo riusciti comunque a creare, a realizzare un evento meraviglioso. Antichi mestieri ma anche antichi sapori, abbiamo visto la pasta di casa, le castagne al fuoco, le cudurette. Quindi questo valore aggiunto anche all'economia del paese attraverso i sapori che diventa dei punti importanti da cui partire per un'economia diversa. Sì, è un connubio ideale perché il nostro è un territorio vasto, è ricco di tradizioni, è ricco di operatori agricoli, è ricco di allevatori, quindi non ci manca la materia prima. Quindi certamente porteremo avanti questo tipo di iniziativa, perché sono angoli di paradiso che si prestano a queste tradizioni. Ringrazio tanti che gratuitamente, tipo la banda stasera ci ha fatto una sorpresa venendo gratuitamente a suonare qui in questo borgo. C'è la partecipazione che oltre ai paesi vicini, credo che siano anche dei paesi un po' più lontani. È un modo per coinvolgere una comunità e quindi credo che ci siamo riusciti. E non solo questa iniziativa porteremo avanti, anche sollecitando e sensibilizzando i comuni vicini. Alcune iniziative si possono fare tranquillamente unendo le forze. Magari Sorbo si presta per questo tipo di iniziativa, altri comuni si prestano per altri tipi di iniziative, ma ben vengano le sinergie che possono dare tutti i comuni. Avete ricreato un'atmosfera completamente nuova per un visitatore. Perché tornare qua o venire il 5? Tornare per rivivere questi momenti, per rivivere, per guardare, per imparare, perché comunque i ragazzi, i bambini non sanno come sia fatto una bottega del calzolaio, come fa a riparare una scarpa, oppure che ne so, il mestiere del forgiaro, insomma come fare a fare i ferri, anche la lavandaia, il sapone di casa, e comunque anche dei benefici a livello anche salutare, quindi per i brufoli, per lavare i capelli, insomma così. Tanti bambini queste cose non le sapevano. E infatti adesso le lavandaie stesse hanno spiegato come veniva fatto l'alissia, anche che facevano pure l'alissia. Quindi venite perché imparate cose che non sapete, soprattutto per i bambini. Non vi resta che venire a scoprire questo piccolo mondo.
qui dove l'aria è ancora respirabile. Rinunciare all'opulenza e alla vita moderna diventa la più semplice ricetta per ritrovare ancora qualcosa di perduto e non in vendita negli scaffali dell'ipermercato. Il vero Natale, già, proprio quello di una volta. Shake it up, shake up the head.